I vostri soldi è presentato da Banca Stato e da Helvetia, la sua assicurazione svizzera. Una cordiale buonasera a tutti, bentrovati ai vostri soldi. Cosa cambia dopo il matrimonio a livello assicurativo e previdenziale? Beh, è quanto discutiamo e quanto affrontiamo in questa puntata dei vostri soldi. Ma prima seguiamo insieme questa breve scheda. Indipendentemente dal fatto che si stia organizzando una festa di nozze elaborata o meno, un matrimonio determina delle conseguenze per la coppia. In senso giuridico, il matrimonio è anche un legame tra due persone alle condizioni stabilite dalla legge e cambia anche la struttura della popolazione e il tasso delle nascite, perché secondo l'Ufficio Federale di Statistica le coppie sposate fanno ancora registrare il maggior numero di figli. Già, ma quali sono, ci chiediamo, le conseguenze di un matrimonio sulle assicurazioni e sulla previdenza? Approfondiamo il tema con l'esperto. Buonasera e bentornato a Misha Moore, buonasera. Buonasera. Ricordo, consulente alla clientela di Helvetia Assicurazioni Lugano. Allora, Misha, con il matrimonio la coppia si impegna per la vita, no? Una convivenza coniugale assumendosi responsabilità reciproche. Cosa comporta questo stato di cose dal punto di vista finanziario? Partiamo da qui. Allora, diciamo che solitamente sussiste il regime di partecipazione agli acquisti. Questo vuol dire che il patrimonio che viene a crearsi dal giorno del matrimonio verrà poi diviso, in caso di separazione, metà a metà. Questo per tutelare la parte finanziariamente più debole. Andiamo alla prossima domanda. Oggigiorno le coppie convivono di solito già prima, no, del matrimonio. Ecco, a prescindere da ciò, che cosa cambia per le assicurazioni? Solitamente si cerca di unire i contratti d'assicurazione già presenti, che magari sono da un partner piuttosto che l'altro, in modo da avere prima di tutto un premio più basso e poi per avere una copertura familiare. Quindi quello che consiglio io è di contattare il proprio consulente, verificare i contratti, verificare le somme e le coperture. Per quanto riguarda invece l'aspetto fiscale, una coppia sposata è di solito svantaggiata, no, rispetto a una coppia convivente. Ecco, sì. La domanda è questa: in che modo è possibile comunque risparmiare se ci si sposa? Quello sì. Allora, se prendiamo l'esempio di una coppia sposata dove entrambi lavorano, l'aliquota su cui si basa poi la dichiarazione fiscale è più alta. Il primo consiglio che posso dare, forse il più semplice, è quello di fare un figlio, ecco. Così si lavora di meno. No, però a parte gli scherzi, anche per le coppie non sposate ci sono gli stessi metodi, quindi il classico contratto nel pilastro 3A, dove si può dedurre una parte, oppure fare un versamento libero nella propria cassa pensione. Allora, rispetto alle coppie sposate, quelle conviventi risparmiano però sulle imposte, tuttavia le persone coniugate sono molto più tutelate, no, in caso di decesso del coniuge per quanto riguarda la previdenza. Ecco, esaminiamo più da vicino questo aspetto. Precisamente in che modo un matrimonio influisce sulla previdenza delle coppie sposate? Sì, prenderei più l'esempio contrario. Una coppia non sposata con un figlio, in questo caso nel primo pilastro, quindi la VS, il coniuge superstite non beneficia di nessuna rendita in caso di decesso dell'altro. Mentre per il secondo pilastro bisogna verificare bene la propria cassa pensione, il proprio regolamento, perché ci possono essere delle differenze. Quindi anche una coppia non sposata potrebbe beneficiare di alcune rendite. Allora, è chiaro che le coppie sposate spesso vogliono tutelarsi reciprocamente il più possibile, no? Quali possibilità hanno per il rischio di decesso e di incapacità di guadagno? E questa è l'ultima domanda. Come abbiamo visto prima, quindi primo pilastro e secondo pilastro cercano di tutelare le coppie sposate, ma anche non. Dopo è anche vero che in alcune situazioni, per esempio di cambiamento di datore di lavoro, ci possono essere delle lacune in una cassa pensione piuttosto che all'altra. Quindi quello che è interessante di solito fare è anche qui contattare il proprio consulente, verificare la situazione, ci vuole tutto sommato poco, per capire se ci sono delle lacune, cercare le soluzioni che possono essere appunto messe in atto. L'obiettivo in generale del matrimonio è quello di tutelare il partner in primis, tutelare i figli, ma anche sgravare, diciamo, i familiari da delle decisioni potenzialmente molto difficili.
Grazie mille per essere tornato a Grazie a voi. trovarci, Misha Amor. Noi per questa puntata terminiamo qui. Vi ricordo che se sull'argomento desiderate approfondire, la mail è i vostri soldi, @teleticino.ch. La prossima settimana torniamo con una puntata dedicata ad un tema aziendale e più precisamente cercheremo di capire qual è il rapporto tra il rating aziendale e i finanziamenti. Grazie per averci seguito e una buona continuazione di serata. Arrivederci. I vostri soldi è stato presentato da Banca Stato e da Elvezia, la sua assicurazione svizzera.